Augusta 60 milioni di debiti. Questo è stato certificato dalla triade commissariale che attualmente regge il comune Retuseo, i signori Di Brizzi, Cocciufa e Puglisi, due prefetti, le prime due donne, e l'altro è un dirigente sempre governativo, che svolgono le funzioni di sindaco da Di Brizzi, di giunta comunale da Cocciufa e di consiglio comunale Puglisi. Questi signori certamente hanno i loro problemi per gestire il Comune di Augusta, per amministrare il Comune di Augusta, per tenere in ordine il bilancio del Comune di Augusta, il cui consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, o perché si temeva che queste infiltrazioni potessero penetrare nei gangli dell'amministrazione comunale, visto che ci sono persone che in effetti sono state indicate dal ministro degli interni, allora Cancellieri, quando propose lo scioglimento del consiglio comunale, era ministro degli interni, la signora che oggi invece è ministro di grazia e giustizia. E queste persone sono state scritte con nome e cognome, e però chissà perché ancora queste persone non sono state notificate avvisi di garanzia, non sono stati processati, mentre il consiglio comunale è stato sciolto. E va bene, pazienza, diciamo così, perché non abbiamo amministratori eletti dalla gente, non abbiamo persone con cui poter interloquire anche direttamente. Una volta uno poteva vedere anche l'assessore Tizio e parlare di persona, telefonare, provocare la presenza del sindaco, dell'assessore Caio in un determinato posto, e c'era un colloquio diretto. Adesso non è possibile con questa triade commissariale, però questa triade non può trincerarsi dietro il problema del bilancio, che deve essere messo in ordine, che è giusto che sia così, quando sono lavori che sono indifferibili, improcrastinabili, urgenti, di somma urgenza, che abbiamo denunciato in questi giorni con tutti questi video, dall'alluvione, dall'invasione dell'acqua negli scantinati, dal canalone che è stato interrotto, dall'omissione di controllo per quanto riguarda le aree malsane o altre cose che ci sono qui, perché effettivamente ci sono anche gli uffici preposti, i dirigenti preposti per vedere se certi lavori sono portati a compimento, il mando stradale, la responsabilità di Saiotto, di Enel, eccetera, e anche per l'ambiente, per l'ecologia. Ecco, allora, questi commissari non possono accampare, da questo punto di vista, ragioni di tipo tecnico. Certi lavori bisogna farli, bisogna obbligatoriamente portare a compimento per la salute della città. E vorrei concludere dicendo, 12 milioni di questi 60 certificati da un tecnico incaricato da questa triade commissariale, 12 milioni sono da imputare a chi? Alla gestione dell'ultima amministrazione Carrubba, perché vi ricordate, prima questa gestione Carrubba aveva dato incarico a una società, la Tributi Italia, prima si chiamava in modo diverso San Giorgio, prima si chiamava Publieme, comunque Tributi Italia, di riscuotere imposte comunali. Questa Tributi Italia, per essere precisi, no, che aveva un po' assunto questo nome per confondersi con Equitalia, un'altra organizzazione di riscossione di tributi statali, però, questa Tributi Italia che ha fatto? Non ha versato al comune 12 milioni, cioè se ne è incamerati, non li ha dati al comune, pur avendo un agio fortissimo. Ma come mai, lo ripeto ancora una volta, l'allora sindaco Carrubba non ha rescisso il contratto quando la somma era di un milione e mezzo, 2 milioni, ha fatto arrivare a 12 milioni questo debito da parte della Tributi Italia prima di rescindere il contratto? Queste domande le abbiamo fatte a Carrubba per iscritto, pubblicamente, attraverso varie occasioni, in vari contesti, ma Carrubba non ha mai risposto. Ecco, questo è importante, perché adesso Carrubba si fa vivo pubblicamente chiedendo addirittura che il comune si costituisca parte civile contro lo scioglimento del Consiglio Comunale.